Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche a una distanza maggiore. Oggi parleremo della presentazione di Kazuya all'interno del roster di Super Smash Bros. Ultimate, degli scalper che hanno preso di mira un altro titolo Nintendo e di una nuova ondata di sconti arrivata su Steam, ma non solo. Prima di iniziare sapete cosa fare, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Instagram per i meme e gli aggiornamenti sulla collezione, Telegram per le offerte poracce. Non vi basta? Beh, allora andate subito su Ko-fi, dove potete offrirmi un caffè virtuale e godervi i memini in HD. Partiamo riprendendo al volo una notizia che abbiamo trattato negli scorsi episodi. La Castlevania Advance Collection sembra sempre più vicina a un possibile annuncio. La settimana scorsa avevamo parlato di come il quarto capitolo della serie Anniversary Collection fosse apparso sul sito dell'ente di rating australiano. L'Advance nel titolo farebbe ovviamente riferimento alla storica portatile Nintendo e si sospetta possa trattarsi di una collection che racchiuda tutti e tre gli episodi usciti per GBA, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Area of Sorrow. La raccolta è infatti apparsa anche su un sito di rating coreano, che aggiunge qualche piccolo dettaglio a quanto già sapevamo. La collection sembra per ora confermata solo per PC e pare essere consigliata a un pubblico dai 12 anni in su, presentando contenuti associabili al sangue e alla violenza leggera. Insomma, sembra solo questione di tempo prima che questa collection venga annunciata ufficialmente e c'è chi ipotizza possa essere svelata a sorpresa durante lo State of Play che Sony dovrebbe tenere a luglio. Staremo a vedere. Da venerdì è disponibile anche la demo di Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, un'occasione perfetta per capire se questo JRPG di stampo classico fa il caso vostro. La corposa demo, dal peso di 2,8 giga, permette di giocare dall'inizio della storia e di arrivare fino al livello 11. I dati potranno essere trasferiti nel gioco completo, anche se alcune funzioni, come il multiplayer e il supporto agli amiibo, sono state bloccate in questa versione di prova. L'uscita di Wings of Ruin è prevista per il 9 luglio, quindi avete tutto il tempo per farvi un'idea grazie a questa demo. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Square Enix, un po' come è accaduto per Dragon Quest, ha fatto una live stream celebrativa per i 30 anni della serie Mana, una vera e propria istituzione dei JRPG. Ci sono stati un bel po' di annunci durante la trasmissione. Il 22 luglio, per mobile, sarà rilasciata una versione semplificata del remake di Trails of Mana, uscito qualche anno fa, pensata per adattarsi al meglio ai controlli touch. Sempre in ambito smartphone vedrà la luce anche il free-to-play Echoes of Mana, che sarà un action JRPG che vedrà come protagonisti i volti più importanti della serie. In arrivo anche l'adattamento anime di Legend of Mana, di cui è uscita la scorsa settimana una remaster per Switch, che vi consiglio di provare. L'Hidden Gem della prima PlayStation sarà adattata in un anime dal titolo The Teardrop Crystal ad opera di Warner Bros. Japan. L'annuncio più importante ha però riguardato il futuro della serie. Il produttore di Mana, Masaru Yamada, ha infatti confermato l'inizio dei lavori sul nuovo capitolo che vedrà la luce su console. Purtroppo si è appena entrati in fase di pre-produzione, quindi è ancora troppo presto per sapere qualsiasi dettaglio sul titolo. Come promesso durante il direct delle 3, Masahiro Sakurai ha mostrato nel dettaglio Kazuya, il penultimo personaggio che si aggiungerà al roster di Super Smash Bros. Ultimate. Quindi facciamo un riassuntone di tutto quello che è stato detto. Come era intuibile dal trailer del direct, Kazuya è un personaggio fortemente incentrato sulle combo e come al solito particolare attenzione è stata riposta da parte del team di sviluppo nel trasportare il feeling del gioco originale all'interno di Smash. Nonostante quindi, come precisato da Sakurai, Smash sia un gioco molto più sul posizionamento che sullo studio del frame e delle hitbox, Kazuya sembra essere uno dei personaggi più complicati da usare e conserva tante delle caratteristiche già viste con altri illustri esponenti del mondo dei picchiaduro, come Terry, Ryu e Ken. Parlando del mondo di Tekken, la scelta è ricaduta su Kazuya perché, a differenza di Heihachi, questi dispone del gene demoniaco, fattore che ha permesso agli sviluppatori di integrare all'interno del moveset delle mosse speciali in grado di uniformare il lottatore al gigantesco roster di Smash. C'è tantissima enfasi sulle combo, sullo studio degli input e sul giusto timing di ogni singolo attacco. Kazuya
è pesante, estremamente potente, ma al tempo stesso lento e dal range molto ridotto. Ha tante meccaniche che lo rendono ancora più pericoloso, come il Rage Mode o una Super Armor non potentissima, ma quasi sempre attiva. Ad occhio direi che si tratterà di uno dei personaggi più tecnici e complessi da utilizzare, nonostante la potenza di attacco lo avvicini alla forza distruttiva di un Ganondorf. Per provarlo con mano, per fortuna, non dovremo aspettare tantissimo, essendo la sua uscita prevista per il 30 giugno. Come al solito sono tantissimi tocchi di classe inseriti per omaggiare al meglio la serie, dalle esultanze che riprendono le combo spezza difesa, ai 39 brani selezionati da tutta la storia della serie, e sono sicuro che i fan sfegatati di Tekken avranno notato tantissimi piccoli dettagli posizionati ad arte. Sono stati i lottatori Mii però a rappresentare la vera bomba della presentazione. I quattro nuovi nomi sono Lloyd da Tales of Symphonia, Dragonborn da Skyrim, Dante di Devil May Cry e Shanti, icona dei platform indie. Con una sola mossa Sakurai e il suo team hanno fatto fuori quattro dei papabili big che ci si aspettava come ultima aggiunta al roster principale, che come ci ricorda il game designer sarà a tutti gli effetti l'ultimo aggiornamento al cast di Ultimate. A questo punto chi rimane? O si chiude col botto con Crash o il Doomguy, oppure prepariamoci ad un Pokémon o a un personaggio di Fire Emblem. Ormai è difficilissimo gettarsi in previsioni. Voi cosa vi aspettate come gran finale? Gli scalper non si fermano e la situazione sta diventando sempre più insostenibile per i veri appassionati. Se quanto è accaduto per Dread in fondo un pochino me lo aspettavo, anche Shin Megami Tensei 5 è caduto vittima dell'attenzione degli scalper. Per i fan Nintendo in questo periodo non sembra esserci alcuno scampo. Tutti i prodotti a tiratura limitata messi in vendita online finiscono nell'arco di pochi minuti, se non addirittura secondi, e non sono certo i veri appassionati a fiondarsi su questi oggetti da collezione. No, a far sparire in tempo record collectors e special edition ci pensano sempre loro, gli scalper, sempre prontissimi a rimettere tutto quanto in vendita su eBay a prezzi maggiorati. Anche con Shin Megami Tensei la storia è stata la stessa. La Fall of Man Premium Edition si è volatilizzata nel momento stesso dell'apertura dei pre-order. In questo caso però anche Nintendo ci ha messo del suo, generando un po' di confusione. L'edizione è stata prima pubblicizzata come esclusiva del mercato americano, per poi essere presentata anche dall'account Twitter di Nintendo of Europe, che però l'ha resa disponibile, senza preavviso, solo sullo store di Nintendo UK, tagliando quindi fuori praticamente tutta l'Europa. Manca ancora un bel po' all'uscita del gioco prevista per il 12 novembre, quindi possiamo sempre sperare, proprio come con Metroid, che avvengano restock nei prossimi mesi e che ad essere andata sold out sia stata solo la prima limitata quantità disponibile per il preordine. Certo è che la situazione va gestita in modo più intelligente, altrimenti il risultato sarà sempre lo stesso. Prodotti acquistati per essere rivenduti a prezzi folli. Chiudo la puntata di oggi ricordandovi che se da una parte sono finiti i saldi su eShop, dall'altra è partita la campagna di saldi estivi su Steam, e qui c'è veramente da svenarsi. Quando partono i saldi su Steam è forse il momento migliore dell'anno per tutti i PC gamer. La piattaforma mette in sconto tantissimi prodotti presenti sul suo store e ogni giorno rinnova le offerte più significative. Ci sono oltre 1000 titoli in sconto e le promozioni andranno avanti fino all'8 luglio, quindi avete tutto il tempo necessario per decidere al meglio come investire i vostri soldi. Tenete presente che ci sono molti titoli Microsoft in offerta, il che potrebbe essere ottimo per chi di voi non ha intenzione di abbonarsi al Game Pass. Il consiglio comunque è quello di non fermarsi ai titoli e ai franchise in vetrina, ma di esplorare a fondo tutti i generi e andare a scovare anche quei nomi meno noti che potrebbero aver raggiunto il prezzo perfetto per essere finalmente acquistati. Si tratti di A Way Out, dell'ottimo Disco Elysium o la possibilità di riscoprire una serie come Dead Space, che potrebbe tornare da un momento all'altro, ce n'è veramente per tutti i gusti. Buono shopping, poracci! E questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito vi aspetto nei commenti per discutere di tutte le notizie del giorno. Kazuya vi convince? Quanto odiate i bagarini da 1 a 1000? Steam è il paradiso dei poracci? Aspetto le vostre risposte, intanto vi do appuntamento a domani a un nuovo video. Io sono il Poro Premium, Michele Kazuya, ciao! Sono finiti i saldi su eShop.